Le prime lettere di licenziamento arrivate a alcuni lavoratori del punto vendita Gran Casa di Cairo Montenotte preoccupano i dipendenti del grande magazzino di Sarzana. Sarebbero in 12 a Sarzana gli esuberi che rischierebbero dunque il posto di lavoro. Le lettere arrivate alla sede di Cairo Montenotte potrebbero essere un primo passo di quanto annunciato dall'azienda. Per il consigliere regionale di Italia in Comune, Francesco Battistini, è necessario mettere in campo un percorso di tutela occupazionale e continuità lavorativa. L'assessore al lavoro della regione Gianni Berrino, prosegue Battistini, deve allestire un tavolo permanente che coinvolga sindacati e forze politiche per ricollocare quei lavoratori, magari coinvolgendo la rete della grande distribuzione presente sul territorio, o di riconvertirli se necessario attraverso corsi di formazione mirati. Richiesta del tutto simile a quella che arriva dal PD attraverso i consiglieri regionali Yuri Michelucci e Mauro Righello. L'assessore Berrino riapra il tavolo su Gran Casa, lo renda permanente e coinvolga le opposizioni. La regione non perda tempo, chiedono i consiglieri del Partito Democratico. E l'assessore Berrino risponde che le aziende che affrontano la crisi industriale hanno sedi anche in regioni diverse dalla Liguria, come appunto il gruppo Gran Casa, dice. I consiglieri dovrebbero sapere che in questi casi si convoca un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Regione Liguria, prosegue l'assessore, per aiutare il ricollocamento dei lavoratori coinvolti, ha avviato un bando di politiche attive del lavoro dedicato, che ha come obiettivo dare risposte concrete e un supporto reale e qualificato al ricollocamento dei lavoratori licenziati per crisi aziendale.